della città Sant'Angelo salutano il nuovo presidente federale, presidente. Questo è un sabato da dentro o fuori le protagoniste, come era successo qualche settimana fa al termine della regular season. Sono ancora loro Romagna e Farmacia Sport Città Sant'Angelo, amiche e amici della Pallamano da Matteo Aldamonte. Una buona serata, le immagini di Pallamano TV vi giungono in diretta dalla Palacanera di Imola, scenario di questo atteso match fra Romagna e Città Sant'Angelo, valido per la quinta e penultima giornata della pool playoff della Serie A maschile. Il girone B potrebbe incoronare già oggi il Cartico capolista, con gli emiliani a un solo punto dalla matematica certezza dell'accesso alle semifinali scudetto. Subito dietro però romagnoli e abruzzesi si contendono il secondo posto. La squadra angolana può vantare al momento un vantaggio di 3 punti, ma non solo, dalla loro infatti Piregostino e compagni hanno anche le 7 reti di vantaggio nella differenza reti degli scontri diretti maturata dopo il 34-27 con cui si era conclusa la gara di andata alla Pala Castagna. Vi ricordo che il secondo posto alla termine della pool playoff significa poter prendere parte alla pool d'ammissione. Lo spareggio tra le seconde classificate dei gironi della Serie A in programma sul neutro di Chieti nella fine settimana del 1° maggio sarebbe un traguardo storico per Città Sant'Angelo, mai così in alto nella massima serie nella sua storia, mentre per il Romagna significherebbe restare in corsa per un obiettivo, le semifinali scudetto, già centrato nelle ultime 2 stagioni. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sulla 40x20 della palestra cabina. Andiamo insieme a vedere quelle che sono le formazioni. Iniziamo dalla squadra di casa della Romagna con il numero 3 Gianni Bulzamini, numero 5 Resca, numero 6 Davide Bulzamini, numero 8 Nardo, numero 9 Ceroni, numero 11 Daniele Rossi, il capitano, numero 22 Sami, numero 18 Simone Garavina, numero 16 Michele Rossi, numero 17 Fabrizio Tassinari, numero 19 Ceso, numero 20 Dall'Aglio, numero 23 Cavina, il numero 33 Emanuele Folli in panchina a guidare la squadra, coach Domenico Tassinari. Per la Farmaprisport Città Sant'Angelo invece con il numero 1 Colleluori, numero 3 Facchini, numero 4 Presutti, numero 5 Pieragostino, numero 7 Pizarro, numero 8 Florindi, numero 9 Martellini, numero 10 Menna, numero 11 Remigio, numero 14 Gabriele, numero 16 Mariotti, numero 22 D'Agostino, numero 24 Rigante. Il tecnico è il signor Nicola D'Arcangelo a dirigere l'incontro, la coppia arbitrale formata dai signori Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier, entrambi di Merano. Si tratta della decima sfida tra il 1989 e oggi tra queste due formazioni. Il bilancio dice 3 vittorie Romagna, 1 pareggio e 5 vittorie in favore di Città Sant'Angelo, 2 delle quali sono state appunto le ultime 2 occasioni in cui queste squadre si sono affrontate in campionato nell'ultima parte della regular season, con la vittoria di Città Sant'Angelo ai tiri dai 7 metri che però non era servita a qualificare gli abruzzesi alla Final Eight di Coppa Italia, la Final Eight dove invece era approdato proprio il Romagna, mentre l'altra vittoria della Città Sant'Angelo è arrivata alla prima della pool playoff, un 34-27 che fino ad ora fa la differenza per quanto riguarda la classifica di questo girone B, perché il Città Sant'Angelo ha 3 punti in più, ma appunto può contare su quel più 7 che in caso di sconfitta stasera farebbe la differenza poi a parità di punti nella classifica e dunque per il secondo posto e per l'accesso alla pool d'ammissione ai playoff. Romagna deve vincere, ma deve farlo con uno scarto di almeno 8 reti questa sera. Servirà un'impresa alla squadra del tecnico Tassinari, che però ha dato già prova durante questa stagione di poter fare grandi cose soprattutto in casa. Qui è caduto il Carpi, la capolista, con un più 14 in favore proprio del Romagna, che ha riacceso gli animi per la squadra romagnola che questa sera si schiera in divisa bianconera sul 40x20 del Palacavina. In maglia arancione il Città Sant'Angelo. Manca ormai qualche istante prima di dare il via a questa contesa tra Romagna e Farmaprisport Città Sant'Angelo, lo ricordiamo valida per la 5ª giornata della pool playoff della Serie A maschile, penultima giornata della pool playoff. Ha preso il via il match con il fischio d'apertura dei signori Di Domenico Fornasier, è iniziata Romagna Città Sant'Angelo qui alla Palacavina di Imola. Primo attacco della partita proprio per la formazione ospite del Città Sant'Angelo, che fa girare il pallone con Pizarro in posizione di centrale. I terzini sono Pieragostino a destra e Martellini come terzino sinistro, Rigante il pivot. Eccolo che gioca in appoggio ma perde subito palla il Città Sant'Angelo, può recuperare il Romagna, fallo
ai danni di Cavina, che viene fermato in maniera fallosa da Pizarro. Si riprende con il pallone nelle mani della Romagna. Vedremo quale difesa sarà adottata dal tecnico d'Arcangelo, con Pieragostino che è andato a prendere praticamente a uomo Bulzamini, il miglior marcatore della Romagna, 127 reti all'attivo per lui in questo campionato, giocatore classe 95. Stiamo parlando di Bulzamini, preso a uomo da Pieragostino. Pizarro invece segue quasi a tutto campo Tassinari, il tiro di Rossi e prima rete della partita. Quando se n'è andato il primo minuto di gioco, rete da parte di Rossi, 1-0 il punteggio, Romagna avanti e Città Sant'Angelo che non trova spazio sulla rimessa veloce. Si riprende a giocare con l'attacco su difesa schierata della formazione abruzzese. Una serie di incroci per il tiro e la rete di Ignazio Pizarro, che ha messo il pallone nell'angolo, ha sorpreso Rossi che non si aspettava quella conclusione, si aspettava forse un incrocio per Facchini che stava accorrendo a rimorchio dietro allo stesso Pizarro, il quale però è andato alla conclusione mettendo dentro il pallone dell'1-1. Possesso del Romagna, si libera Bulzamini sulla marcatura uomo, lo ferma in qualche modo Facchini. Ha tenuto la difesa del Città Sant'Angelo nonostante Pieragostino avesse perso per qualche istante il proprio uomo. Rossi, pallone sulla linea, c'è un fallo su Ceroni che aveva segnato in caduta, nulla di fatto però, 9 metri a beneficio della Romagna. Ceroni ha rimesso in gioco, Rossi che va a destra su Nardo, poi Rossi ancora, Bulzamini, pallone di ritorno, sempre Rossi che deve ripartire in palleggio, un incrocio per Tassinari che poi libera nello spazio Bulzamini, palla tra le gambe di Mariotti e il Romagna rimette la testa avanti, 2-1 il gol. Lo ha messo a segno Davide Bulzamini per quella che è la sua 128esima rete in campionato. È andato dentro liberandosi della marcatura stringente ordinata da coach d'Arcangelo ai suoi uomini. È andato dentro, dicevamo, Bulzamini per il gol del 2-1. Presutti, serie di incroci del Città Sant'Angelo, se n'è andato bene Pizarro. 2 minuti, prima sospensione temporanea della partita. 2 minuti per Bulzamini. Si ripartirà da un 9 metri con la superiorità numerica a favore proprio del Città Sant'Angelo. Prima superiorità numerica della partita a favore degli abruzzesi che possono attaccare. Ecco Rigante, poi Pizarro. Pallone largo per Pieragostino, non è preciso però il passaggio da parte di Pizarro che ha messo fuori tempo il compagno di squadra gettando via un pallone prezioso. Il Città Sant'Angelo spreca dunque il primo attacco, la prima possibilità di attaccare in superiorità numerica. Vediamo come si comporta ora il Romagna con un giocatore in meno e questa difesa molto alta della formazione angolana. Ceroni prova lui di prepotenza ad andare nel mezzo tra Rigante e Martellini. Ammonizione ai danni di Francesco Rigante. Tassinari che va nello spazio, poi ha lasciato a Rossi un incrocio, ancora Ceroni che gioca fuori dalla linea, ora va a riposizionarsi come pivot, è Tassinari che manovra per via orizzontali, poi Nardo, la palla nello spazio, sempre Tassinari, prova a creare la possibilità per andare alla conclusione. C'è un fallo e un 9 metri, si è alzato il braccio del passivo. Tassinari va in palleggio, ancora fallo, lo ferma in qualche modo Pizarro. Il tiro in sottomano di Tassinari, poi la ribattuta sulla parata di Mariotti, palla che finisce nelle mani di Gianni Bulzamini. Ancora attacco del Romagna, Ceroni, Tassinari, va dentro lui, rete di Tassinari, una rete che vale 2 perché il Romagna ha segnato in inferiorità numerica, 3-1 il punteggio. E in panchina D'Arcangelo non ci sta per quanto riguarda il Città Sant'Angelo, ha subito voluto e chiamato il time out il tecnico della compagine ospite. Su questo doppio vantaggio del Città Sant'Angelo sono trascorsi meno di 5 minuti sul cronometro della partita, ma tanto è bastato al tecnico D'Arcangelo per vedere troppi errori
per quanto riguarda il suo Città Sant'Angelo. E allora ha ordinato l'interruzione, il time out, il tecnico ed ex giocatore, una bandiera di Città Sant'Angelo, Nicola D'Arcangelo. Time out per spronare i suoi più che per dare indicazioni prettamente tattiche. La partita è chiaramente apertissima con il punteggio sul 3-1, ma si gioca, l'abbiamo detto, da meno di 5 minuti. Si è ripreso a giocare Pizarro. Pallone per Martellini, che poi però getta via la sfera e la regala ancora una volta a Romagna. Altro errore nella fase di costruzione della Città Sant'Angelo. Il Romagna ha chiaramente tutto l'interesse ad andare in attacco al piccolo trotto. Ceroni, il tiro di Ceroni che si era liberato bene, poi però concluso al lato. Palla che è terminata fuori, ancora una volta non irresistibile la difesa della Città Sant'Angelo. Ora Pizarro che va in uno contro uno, palla dietro la schiena, che passaggio di Ignacio Pizarro, gran palla per Rigante che poi non ha sbagliato, ma da applausi questo pallone lasciato dietro la schiena da Pizarro a Rigante, che poi non ha fallito. C'è stata anche un'ammonizione ai danni di Daniele Rossi per un colpo al volto su Pizarro. Bulzamini, largo per Rossi, ma Bulzamini viene sempre seguito costantemente a uomo. Rossi ancora, uno contro uno, sotto contatto lascia palla. Nardo non ha spazio. Prova a costruirsi la possibilità di concludere il Romagna, c'è un fallo su Ceroni, altra ammonizione per Martellini e ci sarà un tiro dai 7 metri. Bravissimo Ceroni che in caduta è riuscito in qualche modo a concludere. Ceroni che ci ha già abituati a questo tipo di conclusioni in condizioni precarie. E ora tiro dai 7 metri con Resca entrato appositamente per la battuta. Non tradisce le attese Matteo Resca, che la mette tra le gambe di Mariotti. Più 2 ancora Romagna, 4-2 il punteggio. Annullata dunque la rete di poco fa segnata da Rigante su gran passaggio di Pizarro, che aveva riportato momentaneamente il Città Sant'Angelo sul meno 1. Attacco proprio degli abruzzesi. Pizarro, Martellini rischia di perdere il pallone, però qui il Città Sant'Angelo che perde il ritmo della propria azione, poi la risolve Pieragostino con la conclusione sopra il muro. Incrocia splendidamente Pieragostino, battuto Rossi, palla nell'angolo dove il portiere della Romagna non può arrivare. Di nuovo meno 1, 4-3. Tassinari, palla per Ceroni che si ritrova la sfera tra le mani. Fortunato ma anche bravo Ceroni, perché il pallone dopo una serie di rimpalli gli è finito tra le mani e poi non ha sbagliato il pivot del Romagna, giocatore classe 87, Rinaldo Ceroni, che ha messo dentro la rete numero, la sua rete numero 21 in campionato. Siamo sul 5-3, si gioca da meno di 8 minuti. Pizarro ha lo spazio per andare dentro, era stato lanciato molto bene da Pieragostino, trattenuto però dalla difesa del Romagna, 9 metri. Palla per Facchini, il pallonetto di Facchini, invasione su grande intuizione di Rigante, che direttamente dai 9 metri aveva battuto a beneficio del mancino di origini calabresi, Alessandro Facchini. Infrazione però in attacco ravvisata dalla coppia arbitrale di Domenico Fornasieri, invasione da parte di Facchini, nulla di fatto quindi per il Città Sant'Angelo. E il Romagna va a sbattere contro uno strepitoso Mariotti, gran parata di Mariotti sul tiro a botta sicura di Bulzamini. Adesso c'è un'ammonizione per Nardo, ammonizione per Nardo per un fallo su Pizarro. 9 metri, è ripreso il gioco, attacco Città Sant'Angelo. Pieragostino, Pizarro, Martellini, Pizarro ancora,
gioca d'appoggio Rigante, che però rischia di regalare il pallone alla Romagna, lo ha trattenuto in maniera irregolare Bulzamini. Gioco fermo per permettere di asciugare il 40-20 del Pallacavina. Vi ricordo che questa gara è valida per la quinta e penultima giornata della pool playoff. Si gioca anche la quinta e ultima giornata in questo caso della pool retrocessione della Serie A maschile, che però ha già dato i propri verdetti con le retrocessioni la settimana scorsa e già matematiche di Musile, Rapid Nonantola e Chelona Palermo. È ripreso il gioco intanto Pieragostino per l'attacco del Città Sant'Angelo. Rigante, segnalazione di passivo, si è alzato il braccio del direttore di gara, vediamo come risolve questa situazione di difficoltà il Città Sant'Angelo. Fallo su Facchini, 9 metri, ancora braccio alzato Pieragostino, il gioco è fermo, serve il fischio dell'arbitro per ripartire. Pieragostino, Pizarro sotto mano e la parata di un ottimo Michele Rossi, molto reattivo Rossi in questa occasione. Poi Cavina che ha allargato per Bulzamini, che tira quasi senza guardare perché c'è stata un'ostruzione da parte della difesa della Città Sant'Angelo, con Facchini che era con ambedue i piedi dentro l'area. Si andrà dunque a un tiro dai 7 metri con lo stesso Facchini, che però ha avuto la peggio nello scontro, è rimasto a terra il mancino classe 88 della Città Sant'Angelo, che zoppica vistosamente. Vedremo se riuscirà a restare in campo, dovrà per almeno per qualche minuto lasciare il parquet. Dalla linea dei 7 metri intanto per il Romagna va Matteo Resca, che è già messo dentro dalla stessa posizione, dalla stessa linea qualche minuto fa, il suo primo gol in questa partita. C'è anche una sostituzione intanto nel Città Sant'Angelo con Facchini, che dolorante ha lasciato il campo, lo ha sostituito Remigio. Il fischio intanto e la parata di Mariotti, grande intervento da parte di Andrea Mariotti, grande reattività su questa conclusione di Matteo Resca dalla linea dei 7 metri. Ha parato Mariotti dando l'opportunità ai suoi di attaccare per provare a portarsi sul meno 1, 5-3 il punteggio, conduce sempre in Romagna. Martellini, pallone per Pieragostino, gira palla il Città Sant'Angelo, ancora Martellini che carica la conclusione, va in area ma viene fermato in maniera fallosa. Pizarro, poi Presutti, la conclusione senza troppe pretese da parte di Presutti, che viene murata da Cavina, il quale poi è rimasto dolorante, il pallone lo ha colpito al volto. Il Romagna rallenta la propria fase offensiva, lo fa perché non c'era spazio per andare in rimessa veloce. Seguiamo l'attacco del Romagna con Bulzamini, irregolare l'intervento della difesa abruzzese ai suoi danni. Rossi, pallone per Tassinari che conclude con un tocco abbastanza evidente della difesa del Città Sant'Angelo, non c'è fallo secondo gli arbitri. E poi Pieragostino che è andato a botta sicura, ma grande Rossi, gran parata di Michele Rossi, estremo difensore del Romagna, la sua prima stagione con la maglia del Romagna, dove tra i palli ha preso il posto di Gigi Malavasi. Rossi, che è un portiere classe 94, originario di Bologna, ha vestito anche la maglia dell'Estense Ferrara. Tassinari, il suo tiro che sorprende Mariotti, palla sopra le mani del muro e Mariotti può solamente toccare, la conclusione che era forse non irresistibile, abbastanza centrale, ma Mariotti è rimasto sorpreso e non è riuscito a respingere. 6-3 il punteggio, il Romagna avanti. Presutti, ancora Rossi che ci mette una pezza, altro ottimo intervento
di Michele Rossi su una difesa stavolta non propriamente irresistibile della formazione romagnola. Sul tiro di Presutti però è stato molto molto bravo Rossi alla sua seconda parata consecutiva. Tassinari, pallone per Bulzamini, che però poi non si intende, pasticcia un po' e non si intende con Daniele Rossi gettando via il pallone. E allora contrattacco del Città Sant'Angelo, Pizarro palla tra le gambe per Rigate che in caduta si inventa un gran gol. Altro coniglio fuori dal cilindro, quello di Ignacio Pizarro, che l'ha messa tra le gambe del difensore. Poi Rigante, scordinato, in caduta, è riuscito a piazzare il colpo da biliardo. Palla che è finita prima sul palo e poi a Rossi battuto, è terminata beffardamente in rete. Daniele Rossi, Bulzamini che si alza da lontanissimo. Da dove ha staccato Bulzamini? Che ha sorpreso ancora una volta Mariotti. E sostituzione tra i pali ordinata da D'Arcangelo. Esce Mariotti, entra Colleluori. Il giovanissimo Colleluori, estremo difensore che ha fatto benissimo parlare di sé con la maglia della nazionale Under 17, che ha chiuso al quarto posto allo scorso mondialito in Francia. Intanto c'è stato un grande intervento da parte di Rossi. Nardo che però ha fallito in contropiede con la complicità della difesa del Città Sant'Angelo, che ha disturbato lo stesso Nardo al tiro. Non c'è stato fallo secondo il direttore di gara, risultato che non cambia, siamo sul 7-4 e se ne sta andando il primo quarto d'ora della partita. Altra palla di Pizarro al pivot, altro gol di Rigante e ci sono due minuti a Daniele Rossi per una spinta ai danni di Francesco Rigante al tiro. E ora il Città Sant'Angelo sta alzando il baricentro della propria difesa. Il gioco è fermo con i direttori di gara che stanno consultando il tavolo. Siamo sul 7-5, cronometro che dice 15-35 alla fine del primo tempo. E il Città Sant'Angelo che ora difende per tutto il campo a uomo su questa situazione di superiorità numerica. Nardo, Tassinari che è andato a prendersi il pallone, uno dei più abili in palleggio, e grande passaggio da parte di Tassinari, ma Colleluori è autore di un intervento altrettanto strepitoso. Grandissima parata di Colleluori. Fallo ora su Pizarro. Gran parata davvero quella di Andrea Colleluori sul tiro di Bulzamini, che era stato liberato splendidamente da Tassinari. Ora palla larga di Pizarro direttamente per Facchini. Ammonizione ai danni di Gianni Bulzamini. Martellini, Pizarro con due pivot in Città Sant'Angelo che è in superiorità numerica. Pieragostino si intestardisce, deve andare dentro, ha subito fallo. Pizarro, segnalazione di passivo, vediamo Pizarro cosa si inventa. Martellini si gira su se stesso, viene ostacolato dallo stesso Rigante, ma poi da fermo riesce a metterla dentro. Rete e break di 2-0 adesso del Città Sant'Angelo, che si è riportato sul meno 1. Siamo sul punteggio di 7-6 quando si gioca da circa 16 minuti qui alla palestra Cavina di Imola per questo match valido per la quinta giornata della pool playoff della Serie A maschile. Palla persa da Nardo in palleggio, cambio di possesso. E c'è il pallone a Città Sant'Angelo. Martellini, Pizarro, palla che non arriva a destinazione. Il passaggio era per Martellini, che si era creato bene lo spazio. L'ultimo tocco però è della difesa del Romagna, e allora possesso ancora al Città Sant'Angelo. Le finte di Pizarro per Rigante, la parata di Rossi, la parata di Michele Rossi, ancora una volta monumentale Rossi su questo tiro da parte di Rigante, che era stato per l'ennesima volta pescato tutto solo da Pizarro.
Tassinari è entrato con il numero 20 Dall'Aglio, altra sostituzione, è entrato anche Cesolo, vedete manovrare ora in posizione di centrale con il numero 19, eccolo lo stesso Ceso per Tassinari che si dimostra sempre molto propositivo, va a prendere lui palla dai compagni, eccolo Tassinari, le sue finte, prova ad accelerare, fallo ai danni di Ceso con Ceroni che intanto era frenato a terra. Non ci sono stati però gli estremi per una sanzione da parte del direttore di gara. Time out chiamato da Domenico Tassinari sulla panchina del Romagna quando mancano meno di 13 minuti alla fine del primo tempo. C'è il time out ordinato da Domenico Tassinari. Come vi dicevo in apertura di telecronaca, questa gara è valida per la quinta giornata della pool playoff, si giocano oggi anche le gare della 24esima giornata di regular season del campionato di Serie A femminile. Abbiamo due risultati finali di cui uno particolarmente importante, intanto l'Estense ha vinto a Nuoro 27-13 con il Nuoro che però già la settimana scorsa ha dovuto dire addio alla massima serie, retrocessione matematica per le sarde, e invece proprio in ottica salvezza vittoria importantissima del Flaviori contro la Limestrino. Le due squadre erano divise da appena due punti, 27-20 a Civitavecchia della formazione laziale contro il Mestrino, e ora il Flavioni si porta a più 5 con una gara in meno rispetto allo stesso Mestrino. Flavioni che infatti l'11 aprile prossimo dovrà recuperare la gara valida per la 23esima giornata contro la Casalgrande Padana. In corso di telecronaca vi aggiorneremo con gli altri finali dai campi. Intanto esaurito il tempo del time out per quanto riguarda le due squadre, 12-48 alla fine del primo tempo, abbiamo detto 7-6 il punteggio, conduce il Romagna. Tutto pronto per riprendere a giocare, il fischio del direttore di gara ridà il via al gioco. Tassinari ha chiamato a sé Ceso, il tiro di Ceso è Colleluori, riesce a deviare il pallone, conclusione piuttosto centrale quella di Ceso. Ora in seconda fase Pizarro che va in palleggio, Pizarro va a puntare alla difesa, sempre molto pericoloso Ignacio Pizarro. Martellini che va in uno contro uno di prepotenza, il gol di Mauro Martellini sul servizio di Pizarro, uno contro uno molto efficace quello di Martellini per il gol del 7-7 al 18esimo minuto. Parità, e vi ricordo che questo risultato dà ragione alla Città Sant'Angelo che può anche perdere questa sera, ma deve farlo con uno scarto inferiore alle 8 reti in virtù del più 7 maturato al termine della gara d'andata, 34-27 vittoria della formazione abruzzese che ora attacca con Martellini, un cost to cost da parte di Mauro Martellini che porta all'8-7, ha ribaltato la partita il Città Sant'Angelo con il gol da parte di Mauro Martellini, seconda rete consecutiva per il terzino classe 88, lui che è un ex della gara, ha militato con la formazione del Romagna, ha girato girovagato un po' per l'Italia Martellini, che ha giocato anche con le formazioni di Parma e Trieste, lui che è angolano d'origine, nato e cresciuto sportivamente proprio nella formazione del Città Sant'Angelo, è tornato poi proprio con la maglia arancione e quest'anno è uno dei top scorer della squadra allenata dal tecnico d'Arcangelo. Per lui fino ad ora un bottino di 82 reti in campionato. Intanto il Romagna va a segnare con Andrea Dall'Aglio che si prende un tiro dall'angolo, rete dell'8-8. Ha rimesso subito tutto in parità in Romagna quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, poco più. Martellini ha cambiato difesa, Tassinari con ora Rossi in posizione di centroavanti, va a prendere praticamente a uomo Pizarro, il tiro di Facchini ha parato Rossi, molto attento sul suo palo Michele Rossi, Daniele Rossi ora che porta avanti la transizione del Romagna, il tentativo di Ceroni che aveva provato un pallonetto in caduta, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si riparte, azione veloce, mugugna un po' il pubblico del Palacavina, c'è un due minuti ai danni di Rinaldo Ceroni che poi aiuta sportivamente a rialzarsi Martellini. Due minuti
i danni di Rinaldo Ceroni, sarà superiorità numerica quindi per il Città Sant'Angelo. A 10 minuti dalla fine del primo tempo. Superiorità numerica per il Città Sant'Angelo. Pieragostino dialoga con Martellini, poi Rigante, ancora Martellini che ha spazio per il tiro, murato, la palla che però torna nelle mani di Facchini che ha commesso una infrazione, invasione da parte di Alessandro Facchini. Ancora marcatura uomo a tutto campo del Città Sant'Angelo su Romagna che manovra con Tassinari, il quale però finisce in un angolo morto del campo, deve andare su Gianni Bulzamini sul versante opposto. Bulzamini, poi Daniele Rossi, ancora Bulzamini, il tiro ha parato Colleluori. Seconda fase dall'altra parte, il pallone di Pizarro anticipato molto bene da Bulzamini ed è lo stesso Davide Bulzamini che manovra, poi Dall'Aglio, Dall'Aglio può andare solo, Dall'Aglio è sfondamento da parte di Andrea Dall'Aglio che è franato addosso a Pizarro, fase convulsa della partita. Pieragostino mette dentro il gol del 9-8, ha avuto lui tra le mani la palla e la conclusione pulita per andare a mettere dentro il 9-8. C'è un'ammonizione intanto alla panchina, ammonizione per Domenico Tassinari, il tecnico del Romagna, per le vibranti proteste all'indirizzo dei direttori di gara. È stata una fase della gara particolarmente confusa e convulsa con una serie di conclusioni sbagliate da una parte e dall'altra. A porre fine al momento ci ha pensato Pieragostino che in contropiede ha messo dentro il gol del 9-8. Sempre marcatura uomo del Città Sant'Angelo che manda in confusione in Romagna in questa azione, palla recuperata dal Città Sant'Angelo che può ripartire con Facchini, Facchini in caduta, tiro dai 7 metri e altri 2 minuti per Bulzamini, 2 minuti per Gianni Bulzamini, seconda sospensione temporanea per il Romagna, la seconda nel giro di qualche minuto. Naturalmente si tratta della quinta complessiva e si andrà a un tiro dai 7 metri. Pizarro che si incarica della battuta, va lui dalla linea, Pizarro contro Rossi, punteggio che dice 9-8 in favore del Città Sant'Angelo. Il tiro e realizza Ignazio Pizarro, 10-8 più 2 Città Sant'Angelo. Sempre marcatore uomo con il Romagna che ora ha due giocatori in meno. Fallo su Tassinari. Rossi, Bulzamini. Fallo ai danni di Rossi. Rimette in gioco Dall'Aglio. Fabrizio Tassinari va in uno contro uno. Ancora fallo. È rientrato Ceroni. In 5 giocatori di movimento il Romagna. Ora c'è un 2 minuti per Ignazio Pizarro per non aver rispettato la distanza sul punto di battuta del 9 metri. Con un giocatore in meno anche il Città Sant'Angelo. 2 minuti per Ignazio Pizarro, il centrale classe 90 di nazionalità argentina, arrivato in estate a rafforzare la formazione di coach d'Arcangelo. Bulzamini per Rossi, interrotta però l'azione del Città Sant'Angelo. Tassinari, ma bisogna riprendere dal punto esatto in cui è avvenuto il fallo. Rossi, Bulzamini, il tentativo vincente da parte di Davide Bulzamini che ha messo dentro il pallone del 10-9, si riporta sul meno 1 il Romagna, ma è ancora ripida la salita che la formazione di casa dovrà percorrere per provare a ribaltare le sorti di questa sfida e soprattutto l'andamento della classifica. 7 minuti alla fine della sfida, attacco alla fine del primo tempo naturalmente, attacco del Città Sant'Angelo con Pieragostino fermato in maniera irregolare. Lo stesso Pieragostino che va in uno contro uno, deve andare verso destra perché Martellini è coperto, ancora fallo.
Piragostino, la conclusione alta sopra la traversa. Tiro fallito da Roberto Piragostino. E al piccolo trotto, con grande calma, il Romagna si riporta sul suo versante d'attacco. Dall'Aglio, che va a tagliare come doppio pivot. Bulzamini è entrato. Resca si è ripreso a giocare in 7 contro 7, esaurita. Anzi, è il Romagna adesso ad avere un giocatore in più, perché Pizarro è ancora fuori. Fallo su Dall'Aglio, tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri a beneficio del Romagna, che sfrutta molto bene la superiorità numerica che stavamo ricordando poc'anzi, con Pizarro che è stato sanzionato qualche secondo dopo rispetto a Bulzamini sul versante della Romagna. E dunque ora qualche secondo appunto di superiorità numerica per il Romagna, che però fallisce dalla linea dei 7 metri con Matteo Resca, che si fa parare il tiro da Andrea Mariotti. Secondo tiro dai 7 metri parato da Andrea Mariotti, altra occasione sprecata dal Romagna. Città Sant'Angelo che può attaccare, è rientrato Pizarro dopo la sanzione per 2 minuti, se ne va Martellini che viene fermato con un fallo. Martellini ancora, seguito quasi a uomo Pizarro. Martellini che se ne va con lo scavalcamento, è andato dentro e ha subito un fallo. 9 metri ancora. Pizarro con un incrocio. Martellini. Poi Pieragostino, fallo di Cavina. 2 minuti per Matteo Cavina per questo intervento direttamente sul volto di Pieragostino. Cavina che involontariamente ha colpito Pieragostino. Due minuti quindi per Matteo Cavina, che ha lasciato il campo, è uscito Pieragostino, lo ha sostituito Marcello Gabriele con il numero 14, che va a posizionarsi subito come doppio pivot. Attacco della Città Sant'Angelo con il gol splendido da parte di Alessandro Facchini. Pallonetto morbido sopra la testa e sopra le mani di Rossi. 4:49 alla fine del primo tempo, 11-9 il punteggio in favore della Città Sant'Angelo sulla Romagna. Romagna che attacca. Rossi. È stato un fallo. Tassinari in palleggio. Il tiro nell'angolo all'incrocio dei pali, gran conclusione di Davide Bulzamini. Un missile, una bordata lasciata partire dal braccio di Davide Bulzamini. Conclusione violentissima, imparabile per Andrea Mariotti. Gran gol quello del terzino classe 95 della Romagna, che ha messo dentro la rete dell'11-10. Martellini per l'attacco della Città Sant'Angelo. Fallo su Pizarro, c'è un 2 minuti per Rinaldo Ceroni. Astuto Pizarro, che è andato quasi a cercarsi quel tipo di fallo, è andato a prenderselo. Ora è rientrato Pieragostino con una vistosa fasciatura al naso dopo il colpo rifilatogli al volto da Matteo Cavina, che per questo è fuori con una sanzione di 2 minuti sulle proprie spalle. Si riparte con un 9 metri a beneficio del Città Sant'Angelo. 11-10 il punteggio, 4 minuti abbiamo detto alla fine del primo tempo. Pizarro, Pieragostino, Facchini, Pieragostino ancora, Pizarro. Lo scarico per Presutti, che va su e la mette all'incrocio. Rete di Claudio Presutti, 12-10. Ha avuto tutto lo spazio, il tempo e il modo di prendere la mira, andare in elevazione, metterla nell'angolo. Claudio Presutti per il 12-10, là dove Rossi non poteva arrivare. Fallo di Pizarro ai danni di Daniele Rossi, il mancino del Romagna. Si riparte, Resca, Rossi,
Resca ancora, difesa sempre molto alta del Città Sant'Angelo, va Rossi ma c'è sempre il raddoppio della difesa angolana con Facchini che è andato a chiudere. Fallo su Tassinari. Resca, ancora Tassinari, si è alzato il braccio, segnalazione di passivo. Tassinari, fallo, ancora segnalazione di passivo. Si riprende con un 9 metri, il gioco è fermo adesso. Dall'aglio, Tassinari, Bulzamini va su, lo ferma Martellini. Ancora dall'aglio, il tiro è apparato Mariotti che aspettava il pallone su quel palo, era lì Andrea Mariotti sul tiro di Bulzamini. Palla nello spazio di Pizarro e Rigante l'appoggia morbida sopra la testa di Michele Rossi, quella che nel gergo della pallamano viene chiamata sfoglia. Rete della 13-10 è il nuovo massimo vantaggio del Città Sant'Angelo nel corso di questa partita. Resca, Tassinari, pallone per Rossi, poi il tiro e c'è la gran rete di Davide Bulzamini, virgola di Bulzamini, 13-11, stiamo vedendo davvero delle gran giocate, pallonetti, sfoglie, virgole da una parte e dall'altra, partita certamente divertente per il pubblico sempre numeroso sugli spalti della Palacavina, 13-11. Si riparte. Resca, Rossi, Resca, pallone per Ceroni che in qualche modo prova la conclusione, errore però di Ceroni, ha parato Mariotti, c'è un fallo ancora e si riprende con un 9 metri Martellini. Fallo sempre su Martellini da parte di Rossi. Pieragostino prova la conclusione e c'è un tiro dai 7 metri. Anzi no, il fischio dell'arbitro sancisce il fallo in attacco di Pieragostino. Cambio di possesso e Resca colpisce la traversa con un tiro violentissimo. Palla che è finita sulla parte alta della Palacavina. E possesso che torna alla Città Sant'Angelo, ultimi 35 secondi del primo tempo. Seguiamo l'attacco, Martellini, Pieragostino, vediamo se il Città Sant'Angelo porta fino alla fine, fino al fischio di chiusura questo suo attacco. Martellini, segnalazione di passivo, il tiro di Facchini sotto la traversa, la caparbietà di Alessandro Facchini che si è preso un tiro difficilissimo, è riuscito a metterla dentro, poi Rossi rischia di colpire i fotografi ma conclude fuori, 14-11 e alla fine del primo tempo il gol di Facchini alla quale poi non arriva la risposta di Rossi dall'altra parte, è l'ultimo momento vivo di questo primo tempo, 14-11 qui alla Palacavina in favore della Città Sant'Angelo sul Romagna. Si conclude così la prima frazione di partita, tra qualche istante sempre qui su Palamano TV il secondo tempo di questa gara valida per la quinta giornata della pool playoff tra Romagna e Città Sant'Angelo. A tra poco.
Torniamo in telecronaca dalla palestra cavina di Imola, gara valida per la quinta giornata della pool playoff della Serie A maschile. Il Città Sant'Angelo sta vincendo con il punteggio di 14-11 contro il Romagna, padrone di casa. Gara che abbiamo detto è valevole per la penultima giornata della pool playoff, una gara importantissima nella corsa al secondo posto, un secondo posto al momento nelle mani del Città Sant'Angelo, che di punti in più rispetto agli avversari ne ha tre, ma vincendo oggi si assicurerebbe soprattutto la matematica certezza di quel piazzamento e di accedere alla pool d'ammissione ai playoff scudetto. È una gara che nel primo tempo ha visto sicuramente meglio gli angolani rispetto alla formazione padrone di casa del Romagna, una gara che si sta giocando sotto lo sguardo del neopresidente federale Pasquale Loria, che appunto ha voluto assistere a questo incontro sugli spalti del palacavina per questa sfida tra Romagna e Città Sant'Angelo. C'è stato intanto il primo tiro del secondo tempo che non è andato a buon fine, ha provato Davide Bulzamini, la cui conclusione però terminata al lato. Siamo sul risultato sempre di 14-11, attacco il primo del secondo tempo per il Città Sant'Angelo. Martellini che va su Pieragostino, il cui tentativo è vincente, rete di Roberto Pieragostino, 15-11, nuovo massimo vantaggio del Città Sant'Angelo, che ora si porta sul più 4 con la rete del terzino classe 91 originario di Pescara. Ha vestito anche la maglia della Cuschieti Roberto Pieragostino, sua questa conclusione per il nuovo massimo vantaggio più 4, 15-11. Con il cronometro fermo e soli 54 secondi del secondo tempo che se ne sono andati. È ripreso il gioco. Attacco Romagna. Davide Bulzamini per Tassinari. Bulzamini ancora. Lo tiene in qualche modo Facchini. Il tentativo e c'è la parata da parte di Mariotti, la conclusione era stata di Daniele Rossi, ora Pieragostino che ha lo spazio per la conclusione, rete ancora Roberto Pieragostino, seconda segnatura consecutiva per il terzino sinistro della Città Sant'Angelo, che contribuisce ad incrementare quello che è il massimo vantaggio della sua squadra. Siamo ora sul punteggio di 16-11 più 5, partita che si mette decisamente in salita adesso per il Romagna, che vi ricordo per superare il Città Sant'Angelo in classifica ha bisogno non solo di una vittoria, ma ha bisogno di una vittoria con uno scarto di almeno 8 reti, andando a colmare il gap che sarà creato alla termine della gara d'andata, il più 7 con cui il Città Sant'Angelo sarà imposto alla Pala Castagna con il risultato, lo ricordiamo, di 34-27. Adesso c'è stato un 2 minuti ai danni di Facchini per una trattenuta da dietro su Ceroni, sarà superiorità numerica quindi a beneficio del Romagna, attacco proprio della formazione in maglia bianconera. Bulzamini, il pallone largo per Rossi che invita al tiro Nardo, che però ha perso il tempo, e allora ancora Rossi si torna verso sinistra, la finta ottima di Bulzamini che riesce ad andare poi in penetrazione e a mettere dentro il gol che permette a Romagna di accorciare 16-12 meno 4 con la superiorità numerica del Romagna, uomo in meno quindi per il Città Sant'Angelo che attacca. Il tiro cercato da Pieragostino, palla che stavolta è finita al lato, non c'è fallo. Bulzamini, il contrattacco del Romagna, Ceroni che prova a girarsi, ha trovato sulla sua strada Pizarro che era ottimamente piazzato, e c'è un fallo in attacco, sfondamento su Pizarro con 3 minuti del secondo tempo che sono già trascorsi qui alla palestra cavina di Imola. Sfondamento di Ceroni su Pizarro, attacco della Città Sant'Angelo. Pieragostino,
Pallone per Martellini che va largo verso destra, il suo tiro però è abbastanza centrale, lo controlla senza difficoltà Rossi, Nardo, il ribaltamento in velocità, il tiro di Dall'Aglio con Rigate che gli ha frannato addosso, involontario, il fallo di Rigate che però viene sanzionato giustamente e correttamente con 2 minuti, molto sportivo poi Francesco Rigate che è andato prontamente a scusarsi con Dall'Aglio, era arrivato lanciato il giocatore classe 93 della formazione angolana che non è riuscito poi a fermare la propria corsa, è franato addosso a Dall'Aglio il quale è riuscito comunque a concludere anche a cadute e a mettere dentro la palla del meno 3, siamo sul 16-13, Rigante ha dovuto lasciare il campo, sanzionato appunto con un 2 minuti, è entrato intanto con il numero 10 Sebastiano Menna nella fila sempre del Città Sant'Angelo, Città Sant'Angelo ora con 4 soli giocatori di movimento, vediamo che tipo di difesa adotterà il Romagna che alza il baricentro di Dall'Aglio e Rossi che seguono praticamente a tutto campo Martellini e Pizarro, ecco Pieragostino che manovra, poi Martellini che è riuscito a ricevere palla con un incrocio, Pieragostino le sue finte di Pieragostino, ancora il pallone per Menna che agguanta il pallone in qualche modo, chiama il pallone Pieragostino, fallo in attacco fischiato ai danni di Sebastiano Menna, sfondamento, non un buon impatto sulla partita per Sebastiano Menna, rischia lo sfondamento anche Bulzamini su Pieragostino, c'è un fallo ora di Pizarro, Bulzamini, fallo e 2 minuti per Alessandro Facchini, era appena rientrato Facchini che nel rientrare in campo è finito addosso a Ceroni, 2 minuti per il numero 3 Alessandro Facchini, seconda sanzione per lui, di nuovo inferiorità numerica doppia per il Città Sant'Angelo, Bulzamini, Rossi va in palleggio, palla per Ceroni che si gira in qualche modo, ha parato Mariotti, grande intervento di Mariotti, porta avanti palla Rigante che poi va su Pizarro, largo il pallone per Menna che però è stato chiuso, va in palleggio Menna uno contro uno, il tiro di Menna e pallone che fa la barba al palo ma finisce al lato, altro errore da una parte e dall'altra, vediamo se Ceroni riesce a porre fine a questa serie di conclusioni sbagliate, ce la fa il pivot del Romagna che mette il pallone nell'angolo, siamo sul punteggio di 16-14 in favore della Città Sant'Angelo su Romagna, c'è un time out chiamato da Nicola D'Arcangelo con il Romagna che comunque minuto dopo minuto sta rosicchiando reti e allora il tecnico della Città Sant'Angelo in maniera identica rispetto a quanto aveva fatto nel primo tempo chiama un time out dopo i primi 5 minuti di gioco della frazione, lo fa per impartire ordine ai suoi, ne approfittiamo per andare a darvi qualche dato di quello che è stato il primo tempo con il Romagna decisamente impreciso al tiro, 11 su 24 per la formazione padrona di casa mentre il Città Sant'Angelo ha tirato con mettendo dentro 14 delle 22 conclusioni cercate, il miglior realizzatore nel Romagna è stato Davide Bulzamini, 5 su 7 per lui al tiro. È ripreso il gioco. Pieragostino. Martellini. Ancora Pieragostino. Poi incrocio per Menna. Difese molto mobili quelle delle due squadre, quelle che abbiamo visto questa sera. Pieragostino, la finta di tiro, l'ultimo tocco è del muro. Palla ancora al Città Sant'Angelo. Martellini alla battuta. Pieragostino. Il tiro di Pieragostino è da semi-erect centrale, ha parato Rossi. Bulzamini. Rovesciamento, seconda fase della Romagna. Passi fischiati a Bulzamini. E sarà cambio di possesso. Bulzamini che forse ha perso il tempo nella penetrazione perché ha trovato avanti a Ceroni il proprio compagno di squadra, ha dovuto pertanto cambiare direzione, in quel cambio di direzione ha commesso
il passo di troppo che l'ha portato all'infrazione. Il taglio intanto dall'altra parte di Presutti, che vale il gol del 17-14. Città Sant'Angelo che continua a mantenere un avvantaggio che per quanto minimo è comunque di fondamentale importanza. Ricordiamo che far punti significherebbe per la formazione abruzzese chiudere il discorso legato al secondo posto con una giornata d'anticipo rispetto al termine della pool playoff della Serie A maschile, e significherebbe soprattutto accedere alla pool d'ammissione, quella che vedrà coinvolte le tre seconde classificate di gironi A, B e C della Serie A maschile in una tre giorni, una triangolare nel weekend del 1° maggio, 28, 29 e 30 aprile, la cui vincente raggiungerà le tre vincenti dei gironi della Serie A maschile in semifinale scudetto. Il tabellone delle semifinali scudetto che vede al momento una sola squadra già qualificata, si tratta della Junior Fasano, campione d'Italia. Vedremo se questa sera Carpi e Bolzano, le due capoliste dei gironi A e B, riusciranno a chiudere i loro rispettivi discorsi nelle gare contro Trieste e Bologna. Qui alla palacavina intanto c'è l'ennesima parata di Mariotti, che ha neutralizzato un'altra conclusione da parte di Nardo Pizarro, il no look per Facchini che la mette tra le mani di Rossi. 18-14, molto freddo Facchini su questa conclusione. Cronometro che dice 22 minuti, poco più, alla fine del match. Siamo in situazione di vantaggio del Città Sant'Angelo sul più 4, ha incrementato il divario la formazione abruzzese. Tiro di Ceroni, tocca Mariotti, palla che però finisce nell'angolo. Rete di Rinaldo Ceroni, 18-15, e si è fatto certamente molto vedere Ceroni questa sera, con complice anche la difesa molto alta del Città Sant'Angelo, che ha concesso qualche spazio in più al pivot della Romagna. Va dentro intanto Martellini, che appoggia il pallone con un gesto tecnico delizioso, lasciato il pallone con il polso alle spalle di Rossi. 19-15, resta sempre avanti il Città Sant'Angelo. Tassinari, palla per Daniele Rossi, poi la pallonetto morbido solo con il polso di Gianni Bulzamini. Gol molto 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 bello, rete davvero deliziosa quella di Gianni Bulzamini. Come detto già nel corso del primo tempo, stiamo vedendo gesti tecnici certamente apprezzabili questa sera in questa avvincente sfida valevole per la quinta e penultima giornata della pool playoff. Pieragostino per Martellini, poi il tiro di Facchini in caduta, c'è la parata di Rossi, non riesce Bulzamini però a mantenere il pallone in campo. Si riparte con il pallone in mano al Città Sant'Angelo. Martellini, il suo tiro praticamente da fermo, non ha difficoltà a murare stavolta la difesa del Romagna. Bulzamini prova a fare tutto da solo e c'è l'anticipo sul tentativo di passaggio da parte di Pieragostino. Ora il rovesciamento del Città Sant'Angelo, Presutti va su lui, il tiro, e che parata di Rossi! Grandissimo intervento da parte di Michele Rossi, gran parata davvero quella dell'estremo difensore del Romagna, che lascia inalterato il punteggio. Con il cronometro che dice 41 minuti giocati, sul cronometro della gara abbiamo detto 19 Città Sant'Angelo, 16 Romagna. Rossi, fallo su Tassinari da parte di Florindi, finito a terra Tassinari, che viene aiutato a rialzarsi dai giocatori del Città Sant'Angelo. Quanto abbiamo visto dalla nostra postazione è stato forse più l'impressione di questo scontro, uno scontro che però non è stato violento, con Tassinari che ha perso
e la palla d'appoggio è finito a terra. Florindi non voleva certamente far male. Vediamo però il Romagna che attacca. Il tiro di Nardo ha parato Mariotti. Palla che però è finita oltre la linea laterale. Allora sempre possesso al Romagna. E c'è un due minuti per Rigante. Reo di non aver mantenuto e rispettato la distanza. Due minuti per Francesco Rigante, che lascia il campo. Superiorità numerica a beneficio del Romagna. Tassinari va a prendere Gianni Bulzamini, poi Davide Bulzamini, ancora lui il numero 6 della formazione di casa. Rischia di regalare il pallone agli avversari, c'è però un fallo di Pizarro ai suoi danni. Bulzamini di nuovo, Rossi, palla sul pivot, Florindi in qualche modo, e fallo in attacco, anzi sì, il pallone del Città Sant'Angelo, il pallone del Città Sant'Angelo non ha lasciato spazio ad equivoci la segnaletica dei direttori di gara. E allora Pizarro che manovra per la formazione della Farm Up Sport Città Sant'Angelo. Pieragostino, il taglio di Facchini che in qualche modo poi riesce a lasciare il pallone a Martellini, anzi no, ha subito fallo, ma è sempre palla al Città Sant'Angelo. Il tiro e la rete da parte di Pizarro. Che gol ha fatto Pizarro! Un sottomano davvero splendido di Ignacio Pizarro, un missile, una bordata lasciata partire all'indirizzo della porta, difesa da Michele Rossi che nulla ha potuto. 20-16, da applausi davvero questo gol di Pizarro. C'è un fallo ora dall'altra parte ai danni di Rossi. Il tiro di Nardo che va su e la mette sopra la testa di Mariotti, rete del 20-17. Giulio Nardo. Rete da parte di Giulio Nardo. Un altro dei rinforzi arrivati in estate a vestire la maglia del Romagna assieme a Rossi, anche lui lo scorso anno a Carpi. Pieragostino. La finta di Pieragostino su Resca che lo ferma in maniera fallosa. Pizarro ancora, Pieragostino carica il tiro, poi la conclusione è ad opera di Martellini, ha parato Rossi. Si prende palla Facchini che si prende un tiro difficile da posizione molto angolata. Rossi deve solo restare fermo, aspettare che il pallone gli finisca addosso per poi ridare il là all'azione d'attacco del Romagna. Tassinari per Bulzamini, Gianni Bulzamini sul palo dove Mariotti avrebbe dovuto vigilare, palla che però finisce tra le mani dell'estremo difensore della Città Sant'Angelo, origini chietine, di Chieti, per Andrea Mariotti. Ora Facchini ha parato ancora Rossi, altro errore al tiro di Alessandro Facchini, altro bello intervento di Michele Rossi di contro. C'è un fallo su Gianni Bulzamini. Tassinari, poco più di un quarto d'ora alla fine del match. Nardo si inventa un bel passaggio per Gianni Bulzamini, la cui conclusione però finisce a lato. Nulla di fatto su questo tiro cercato da Gianni Bulzamini. Attacco Città Sant'Angelo. Fallo su Martellini, bisogna riprendere dal punto esatto in cui è avvenuto il fallo. Pieragostino,
Pizarro per Martellini in posizione di terzino destro, poi Remigio, Martellini, Pieragostino, segnalazione di passivo, Pieragostino, il passaggio che finisce dritto nelle mani di Rossi, che poi lancia Nardo, un bel passaggio quello di Rossi per Nardo che non ha sbagliato. 20-19, il Romagna è tornato sul meno 1, si rifà sotto la squadra di casa. 20-19 il punteggio, Città Sant'Angelo che vede ridotto il proprio margine da una sola rete. Pieragostino d'appoggio rigante che dialoga con Martellini, poi Pizarro che va a allargare il ventaglio dell'azione della Città Sant'Angelo. Ancora Pizarro, il passaggio no look per Remigio, sarà tiro dai 7 metri, fallo di della difesa del Romagna, ma gran passaggio di Pizarro. Tiro dai 7 metri, Pizarro contro Rossi, ha parato Michele Rossi, ha parato Michele Rossi. Errore al tiro di Ignacio Pizarro. Tassinari. Palla per Bulzamini, rischiano di perdere il pallone i giocatori del Romagna, in qualche modo Bulzamini la tiene e poi la consegna a Rossi che viene fermato con un fallo. Tassinari, Rossi ancora. Tassinari, Bulzamini va verso sinistra, ancora Tassinari, fallo di nuovo. Bulzamini, Tassinari, Bulzamini, il suo tiro dove Mariotti fa buona guardia, errore nel lancio dello stesso Mariotti che aveva provato a liberare Pieragostino, ha anticipato però Rossi in chiusura nella fase di rientro, sempre Rossi che prova l'uno contro uno, sfondamento di Rossi che è finito addosso a Pizarro, ora Pieragostino, fallo, palla per Rigante, il tiro di Rigante sul servizio di Pizarro, palla che è finita però fuori, errore da parte di Francesco Rigante. Tassinari, azione veloce della Romagna, Bulzamini ha finito fuori, ha concluso fuori e c'è una spinta però da parte di Pizarro che sta lasciando il campo. 2 minuti per Ignacio Pizarro. Che si accomoda in panchina. Sarà tiro dai 7 metri. E ora c'è un cambio di decisione da parte dei direttori di gara. Il 2 minuti è per Remigio e non per Pizarro. Bravi i due direttori di gara che hanno ammesso l'errore, hanno cambiato la sanzione che era l'indirizzo di Remigio, è stato lui effettivamente l'autore del fallo e non Pizarro. Resca intanto ha messo dentro la palla del pareggio, siamo sul 20-20 a 12 minuti dalla fine del match, time out chiamato da Nicola D'Arcangelo, l'ultimo time out a disposizione del tecnico angolano in questa partita. È un'interruzione che ci permette di fare un po' il punto su quelli che sono i risultati delle gare giocate, che si stanno giocando in questo sabato pomeriggio della Serie A maschile e femminile. Un solo risultato dai campi che ci arriva per quanto riguarda gli uomini. Nella pool retrocessione del girone B, il Cingoli ha battuto la Luciana Mosconi Dorica con il punteggio di 31-20, mentre per quanto riguarda la Serie A femminile il quadro dei risultati è quasi del tutto completo. Dicevamo che Mestrino è stato sconfitto 27-20 contro il Flavioni. La Iomi Salerno mette in cassaforte il primato matematico della classifica e dunque la possibilità di giocare le eventuali gare 3 della pool dei playoff scudetto in casa, battendo 40-15 la Messana. Ha vinto anche la Leonessa Brescia 29-28 contro Dossobuono nello scontro diretto
importante per l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Casalgrande che passa di misura alla pallavoschetto di Ferrara, 31-30 il risultato finale. È ripreso il gioco. Tassin e Martellini. Fallo su Martellini. Pizarro. Martellini ancora. Palla per Presutti che la mette dentro. 21-20 il punteggio. Torna in vantaggio il Città Sant'Angelo. Pallone nelle mani della Romagna, Bulzamini, poi Tassinari, ancora Gianni Bulzamini che va a tagliare come doppio pivot, Davide Bulzamini. Il pallone per Nardo che si prende un tiro difficile, ha parato con il tacco Mariotti. Pieragostino che va in uno contro uno contro Ceroni che era distratto, poi Rigante non riesce ad agguantare il pallone. Bulzamini va in velocità lui, c'è un fallo da parte di Pizarro, fallo su Bulzamini. E arriva il gol da parte di Daniele Rossi che in penetrazione riesce a mettere dentro il nuovo pareggio, 21-21. Grande equilibrio con il Romagna che ha rimesso in piedi la partita dopo aver annullato uno svantaggio di 4 reti. Si è forse un po' rilassato il Città Sant'Angelo, forte anche del vantaggio di 7 reti a differenza reti negli scontri diretti, ma chiaramente sarà importante portare a casa un risultato positivo per la squadra abruzzese, perché il Romagna ha dimostrato più volte di essere capace di imprese anche titaniche, battendo, lo ricordiamo, il Carpi, ha battuto il Carpi in Romagna qui alla Palacavina con uno scarto di 14 reti. Allora potrebbero essere sufficienti anche 9 minuti e mezzo alla formazione di casa per rimettere completamente in piedi il discorso legato al secondo posto. Tassinari, palla per Ceroni, ancora la parata da parte di Mariotti, può andare Pizarro che si è liberato dalla marcatura. Pizarro, le sue finte, e c'è il fallo in attacco, infrazione di passi da parte di Pizarro. Va Rossi, Rossi in caduta, Rossi ha parato Mariotti, ma c'è il fallo da parte di Martellini. 2 minuti per Mauro Martellini. 2 minuti ai danni di Martellini per il fallo su Rossi. E ci sarà un tiro dai 7 metri con Matteo Resca dalla linea contro Andrea Mariotti. Il tiro da parte di Resca, parato Mariotti, altro errore dalla linea dei 7 per Matteo Resca. Giornataccio per lui dalla linea dei 7 metri. Il pallone che però è finito oltre la linea laterale, il possesso è sempre nelle mani del Romagna. Tassinari va verso sinistra per Bulzamini che può andare dentro, e la rete del vantaggio del Romagna. Siamo sul 22-21, il Romagna adesso è avanti. 22-21. Gol in penetrazione di Davide Bulzamini, che si conferma il terminale offensivo più pericoloso della squadra allenata da coach Domenico Tassinari. Si riprende a giocare in 5 uomini il Città Sant'Angelo, 5 uomini di movimento, chiaramente in porta c'è Mariotti, Rigante, Pizarro, ancora Rigante, Pieragostino per Presutti che voleva un tiro dai 7 metri, secondo gli arbitri però è stato proprio lui a commettere il fallo. E c'è un cambio di possesso, palla a Resca che allarga, poi Tassinari, Bulzamini per Gianni Bulzamini,
che però si lascia scivolare via il pallone dalle mani, nulla di fatto. Ribaltamento, Pieragostino alza la testa, vede Pizarro, ancora Pieragostino, ha perso però il passo, prova ad accelerare il Città Sant'Angelo, rallenta Pizarro. Pieragostino, uno contro uno di Pieragostino, il suo tiro toccato da Rossi, palla che però finisce proprio sotto il piede dell'estremo difensore del Romagna. Rete della 22-22. Tassinari, il tiro di Bulzamini e la rete di Gianni Bulzamini, che ha messo dentro il gol del 23-22 a 7 minuti dalla fine del match. In penetrazione Gianni Bulzamini si è liberato della marcatura ed è riuscito a mettere dentro. C'è un errore al tiro adesso. La conclusione da parte di Rigante, c'è un altro errore. Rete ora di Pizarro, siamo sul punteggio di 23-23. Si riparte, Bulzamini, Resca, ha lasciato palla a Tassinari, conclusione vincente di Resca, rete per il 24-23, avanti. Martellini. Per Pieragostino, Rigante, c'è ancora un fallo e poi c'è un fallo a centrocampo, vediamo che succede. È stato un fallo, adesso il gioco è fermo. Il gioco è fermo con Rossi che è rimasto a terra sul punteggio di 24-23. Fermo il gioco. Il punteggio fermo. In campo è dovuto uscire Rossi che zoppica, anzi è rimasto in campo con il risultato, abbiamo detto, di 24-23. E attacco della Romagna, Tassinari. Bulzamini, ancora Tassinari, fallo, più uno in favore del Romagna quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine della partita. C'è la conclusione, e ha toccato Mariotti, ma c'è la rete di Rossi per il più 2, 25-23 adesso. 25-23.
25-23 ha segnato Rossi con un bel gesto tecnico, è andato in elevazione ed è riuscito a trasformare ora un errore da parte del Città Sant'Angelo. Siamo sul 25-23. E arriva la rete del 26-23 ancora. Il Romagna adesso ha preso in mano la partita. Fallo su Facchini, ma il punteggio dice più 3 Romagna. Ora il gioco è fermo con Facchini che ha subito fallo, ma la partita che ha preso la via di Imola adesso, perché Romagna è avanti, ha ribaltato letteralmente l'andamento del match. Gran gol di Pieragostino adesso per il 26-24. Bulzamini. Pallone per Davide Bulzamini, ancora Resca, il tiro di Resca nell'angolo, rete della 27-24, più 3 in favore della Romagna, che era sotto di 4 reti, avevamo detto, della proverbiale capacità di questa squadra di compiere autentiche imprese. E ci stanno riuscendo gli uomini di Tassinari, che ora devono crederci fino alla fine. Vediamo se il Città Sant'Angelo riesce ad accorciare, lo fa con Rigante che intanto ha messo dentro il pallone del 27-25. Si gioca ancora Tassinari, che è stato invitato da Ceroni, non c'è spazio. 1:50 alla fine del match. Bulzamini. Il tiro e la rete da parte di Rossi, rete di Rossi, 28-25, più 3, 1:30. Pieragostino, servito da Pizarro, Pieragostino, il tiro, gol di Pieragostino, ha segnato Roberto Pieragostino, 28-26. Siamo sul più 2 per il Romagna, che ha ribaltato completamente la partita. Resca, Resca, il tiro di Resca, rete vincente, la conclusione di Resca. Minuto dopo minuto, passo dopo passo, il Romagna ha rimesso in piedi totalmente il match. 29-26 con 58 secondi da giocare. Tiro di Pieragostino, palla che ha colpito la traversa e non è finita in porta, poi dopo essere rimbalzata sulla linea, ultimissimi istanti del match, erroraccio di Ceroni al tiro, 42 secondi, ma ormai il gap è incolmabile per il Città Sant'Angelo. Vediamo se nel giro di qualche secondo dovessero riuscire a segnare, gli abruzzesi potrebbero ancora forse sperare nella rimonta. Errore al tiro però di Martellini. 27 secondi alla fine, il Romagna è riuscito a conquistare di fatto questi 3 punti
tutto rimandato, quindi è l'applauso della Palacavina, la dice lunga sulla grande prestazione in rimonta della squadra del Romagna, che era sotto, lo ricordiamo, fino a uno svantaggio di 4 reti, poi è riuscita minuto dopo minuto a recuperare e a vincere 29-26, finale di partita qui alla Palacavina di Imola. Il Romagna batte la Farmaprisport Città Sant'Angelo 29-26, si porta così a 12 punti raggiungendo proprio gli angolani al secondo posto, tutto rimandato per il secondo posto alla prossima settimana con il Romagna che affronterà in casa il Carpi e con il Città Sant'Angelo che affronterà in casa il Carpi e il Romagna invece che se la vedrà con il Bologna, tutto rimandato, il match point è stato sprecato da Città Sant'Angelo che ha accarezzato la qualificazione diretta alla pool playoff, alla pool d'ammissione per praticamente tre quarti della gara, poi un match gettato via, lo vince il Romagna 29-26, Romagna che mantiene contro Città Sant'Angelo l'imbattibilità qui alla Palacabina. Dalla Palacabina appunto è tutto, da Matteo Aldamonte grazie per averci seguito, come sempre buona pallamano a tutti, alla prossima!